Allora, io invece non sono provvisto di slide. La proposta presidente del consorzio SIA è capofila della TS. Sì, sì. Ha avuto un lapsus, perché lui è presidente del consorzio SIA. Sì, allora appunto il consorzio SI siamo un consorzio cooperativo di imprese sociali sul territorio milanese da oltre 20 anni e arrivi qua e però questo diciamo la latere se avete interesse trovate i nostri siti e conoscerete meno. E Cascina Chiaravalle è un progetto un po' particolare, ha avuto innanzitutto dal tema del chiuso delle cascine, nel senso che è un bene confiscato alla mafia, o meglio alla criminalità organizzata, la famiglia Meluso l'ha utilizzata fino a qualche anno fa, circa 3-4 anni fa, come propria abitazione ma anche come attività di natura imprenditoriale agricola. Il corpo, la cascina, dovete immaginare che quando siamo arrivati lì innanzitutto pensavamo di trovare una cascina e abbiamo trovato invece una cosa veramente incredibile, pomposa, marmi, colonne, bagni che sono grandi come la mia sala, piuttosto che stanze, veramente una cosa di grande terrazze, cioè un metro quadro, un metro lineare di marmo del come si dice, dell'aiutami architetto, dello zoccolino, costerà sui 250-300 euro, queste le valutazioni che hanno fatto, per cui è veramente una cosa preziosissima, il problema è che non se ne faccia niente, cioè il problema è esattamente questo, nel senso che l'architettura, la distribuzione funzionale degli spazi sono spazi per far vivere una famiglia nel corpo centrale che sono circa 800 metri quadrati e nell'altro corpo che sono fatte così, questo è il corpo centrale, l'altro corpo invece si allunga di più, sono i due appartamenti che erano destinati ai figli, che sono stati abitati fino, arriva ancora la posta, sono stati abitati fino a qualche, a un paio di anni fa. È chiaro che da un punto di vista del manufatto questo per noi non è adeguabile a quelle che sono le iniziative che poi abbiamo presentato al Comune per ottenere questo bene. Questa diciamo è la parte principale, poi ci sono due corpi, due piccole casupole, quella per i custodi e poi una per non sappiamo cosa viene utilizzato, forse come ufficetto o qualcosa del genere, un bellissimo invece parco di circa un metro e mezzo, questo parco è un parco a bosco cedro anche con alberi da frutto abbastanza, insomma settimana prossima faremo la raccolta delle mele, poi ci sono, per cui questo è, un'altra dimensione. In più ci sono 8 ettari invece di destinazione agricola, quindi di terreni agricoli. Questo è quello che noi abbiamo, come dire, in pancia e sulla carta con, dopo che è uscito il bando del Comune di Milano. Abbiamo presentato questo progetto, il progetto è un progetto fatto non dal consorzio SIS e basta, ma invece abbiamo creato, come diceva Umberto prima, un'associazione temporanea di imprese che poi nel momento in cui la cosa prenderà funzione non potrà rimanere in questa forma giuridica e costituiremo un'impresa sociale. Ci sono oltre al consorzio ARCI, quindi ARCI Milano, poi c'è la cooperativa Cico Mendes, che credo che voi conosciate, cooperativa che si occupa del commercio e consolidare a Milano, e la cooperativa La Strada, che è una cooperativa sociale, siamo tutte organizzazioni senza scopo di lucro, che lavora prevalentemente su quel territorio, sul territorio di Rogoredo, Corvetto, e quindi con un tessuto di relazioni molto, molto importante per quelle che sono poi le finalità alle quali noi vogliamo lavorare e raggiungere. Siamo inseriti nel contesto, non so se avete presente, arrivate da Rogoredo, poi passate verso l'abbazia di Chiaravalle che trovate sulla sinistra, dopo c'è il cimitero, prima ovviamente c'è la cascina San Bernardo e la girola di fianco, noi ultimi prima della curva sulla destra c'è questo bene. Ci sono un bel po' di problemi evidentemente. Allora, dal punto di vista, come dire, della destinazione funzionale, noi vogliamo che questo sia una scommessa di imprenditoria sociale. Quindi uno dei primi obiettivi che ci siamo dati è quello che tutto ciò che vogliamo realizzare lì dentro abbia una
sostanziale autosostenibilità economica con una funzione sociale. Quali sono le funzioni sociali? A, quello dell'accoglienza temporanea di soggetti svantaggiati. Il bando del Comune di Milano in qualche modo orientava verso l'accoglienza del tema degli sfratti, della dimensione delle famiglie sotto sfratto, per cui il tema abitativo sulla città, e avere un punto di prima risposta nel momento in cui una famiglia si trova al di fuori del proprio appartamento, mixando però questa esperienza anche con una fruizione da parte di soggetti che transitano temporaneamente sulla città, che siano studenti, questo la vedo poco fattibile perché non siamo proprio in ottimi collegamenti, però lavoratori, persone che temporaneamente stanno sulla città per 2, 3, 4, 5 mesi. Siamo anche in una buona posizione logistica, questo sì da un punto di vista della viabilità dei trasporti, usciamo dalla tangenziale in 3 minuti e arriviamo lì, c'è il treno, c'è la metropolitana, per cui nonostante tutto, nonostante siamo un enclave di Milano, perché effettivamente quella zona, come dire, è in qualche modo un cerchio, un circuito, un recinto della città. L'altro tema grosso, quindi il tema dell'accoglienza, è il primo asset di sviluppo. Il secondo tema invece è quello di fare di questo bene una vocazione di tipo cultural aggregativo, per questo l'esistenza di ARCI, ovviamente legata a tutto il tema della legalità, dell'antimafia, della rigenerazione di spazi che erano ad uso privato ad uso pubblico. Queste iniziative, banalmente in questi tempi di affidamenti, noi ancora abbiamo iniziato i lavori, si sono già realizzate, c'è stato l'altro giorno uno dei primi campi antimafia a Milano con dei ragazzi, facciamo le grigliate, poi ci sono seminari, ospitiamo associazioni, organizzazioni, ci sono anche noi mercati agricoli, insomma cerchiamo di rendere comunque quella cascina in questo momento un po' viva in funzione di, come dire, anche essere punto di riferimento per farla rendere interessante, ma soprattutto di proprietà delle persone che in qualche modo la frequentano a partire dal territorio. C'è un forte coinvolgimento col borgo di Chiaravalle, per cui con l'associazione di Chiaravalle ipotizziamo anche lì, in collaborazione col comune, di avere dei presidi, banalmente l'anagrafe piuttosto che il punto medico, che a Chiaravalle non ci sono, col bar tabacchi, perché non c'è un bar tabacchi a Chiaravalle. L'altro asset di sviluppo sarà invece quello più commerciale, ristorativo, e poi c'è il tema agricolo e turistico, perché una delle idee che ci è venuta è anche quella di utilizzare Cascina a Chiaravalle per, dovremmo poi verificare la compatibilità con il parco agricolo sud eccetera eccetera, però un'area sosta camper che a Milano non esiste, e quindi quello ci sembrava un altro pezzo sul quale investire. L'ultimo invece è la parte agricola. 8 ettari non sono pochi, non sono certo un'estensione per fare attività agricola di grande interesse, però a noi interessa invece riqualificare quei terreni avviando attività ad alto intensità di lavoro per poter avviare al lavoro soggetti deboli. Abbiamo alcune cooperative di tipo B che in questo campo in qualche modo se ne occupano, per cui attivare produzioni di ortaggi, le serre, insomma tutta una articolazione di attività che dalla residenza al turismo, al commercio, alla parte aggregativa culturale, alla parte agricola, siano ad una finalità sociale, quindi senza evidentemente scopo di lucro, ma che siano in grado invece di essere autosostenibili e sostengono poi la parte totale della cascina. Oggi siamo in questa fase, il bene ci è stato affidato dal comune, dobbiamo ancora contrattualizzarlo, a differenza, questo purtroppo un minus che abbiamo rispetto alle cascine, non possiamo beneficiare di un diritto di superficie o di un diritto di proprietà reale, in quanto i beni sequestrati alla mafia non possono essere, come dire, incanalati in questa dimensione giuridica, quindi questo per noi sarà un grosso problema nei confronti dei finanziatori, sostanzialmente le banche, e basta, dovremmo raccogliere quindi soldi e calibrare, come dire, le nostre attività e quindi la capacità e l'intensità degli investimenti in funzione della reattività delle attività che cercheremo di realizzare. In questo momento siamo in una fase di studio di fattibilità, ci siamo presi 8 mesi per fare i dovuti carotaggi in modo tale di poi arrivare
immaginiamo in prossimità dell'inizio del 2015 con una paletta verde, cioè va bene, ok, ci possiamo impegnare perché in qualche modo ci sono le condizioni per poterlo fare, oppure no, ci dispiace, restituiremo il bene e magari ci sarà qualcun altro che meglio di noi saprà riorganizzarlo e interpretarlo in questa dimensione. Io credo che però il tema della sostenibilità sia il messaggio forte, una sostenibilità economica che abbia un valore sociale sia il messaggio forte che da un bene di questo tipo può nascere. Grazie Claudio.